invece, come era previsto dal programma, Nerino Valentini, studi infiniti e di storia delle religioni per un contrattempo intervenuto. Io ringrazio i presenti e do loro la parola in tutto, perché nessuno meglio di loro chiaramente può presentare il libro e presentarlo anche a voi, insomma. Grazie. Bene, grazie a voi innanzitutto. Io mi chiamo Dario Bellini, appunto sono l'autore del romanzo, e adesso io farei presentare anche Roberto, ovviamente. Dopodiché io passerei così a una velocissima lettura, partendo dal capitolo La profezia, dove appunto tratteggio un po' così la figura di Pico, e quindi lascerei intanto la presentazione a te. Acceso, sì. Buonasera a tutti, e con molto piacere sono qui a Mirandola per presentare questo libro di Dario Bellini, che per me non è una novità né come lettura né come presentazione, dal momento che già ci sono state nella nostra città Mantua due presentazioni che ho tenuto io insieme con Nerino Valentini. Sempre aventi come argomento, come soggetto, questo libro. Due parole sul libro prima di questo breve reading. Questo è un libro veramente molto singolare per tanti motivi, non ultima la giovanissima età dell'autore, che si è cimentato con degli argomenti e con delle tematiche che fanno letteralmente tremare i polsi. Sappiamo che la nostra è un'epoca che dà molto spazio ai libri che parlano di esoterismo, di magia, di profezie, eccetera. Conoscete tutti, per esempio, l'enorme clamore che ha suscitato il Codice da Vinci, che è tra l'altro un brutto libro per me comunque. Questo per dire quanto certi argomenti intrighino e affascinino sia coloro che ne devono parlare, sia coloro che li leggeranno. E quindi non sempre il risultato è garantito quando ci si misura con certi argomenti, e devo dire che Dario Bellini invece in questo libro ha trovato miracolosamente una misura letteraria che è incredibilmente nitida, incredibilmente tersa. Quindi gli cederei senz'altro la parola, in modo che voi possiate appunto avere un assaggio di quanto si può trovare in questo libro. Prego. Grazie. Ecco, questo capitolo appunto comincia con, ambientato a Firenze, quindi c'è Pico che sta incamminandosi verso la Basilica di San Lorenzo. La facciata della Basilica di San Lorenzo, vestita solamente dei suoi grandi conci squadrati, si accendeva del suo colore rossastro, proiettando ai suoi piedi un'obliqua ombra, la cui estremità terminava proprio a ridosso dell'angolo della piazza, laddove essa si incrociava con via Ginori. Da quell'oscuro spicchio triangolare che tagliava in due lo slargo, un giovane uomo con un farsetto nero a lacci, un paio di calzebraghe rosse in lana, delle scarpe in cuoio a punta e un cappello rosso alla capitanesca, si dirigeva spedito verso l'angolo destro della facciata della basilica, laddove si trovava l'accesso alla canonica al chiostro, costruiti a ridosso della navata occidentale dell'edificio sacro. Proprio in quegli orti e sotto il loggiato del chiostro si usavano a incontrare la domenica mattina dopo la cerimonia eucaristica i canonici stessi e molti tra i più importanti dotti intellettuali che gravitavano intorno alla corte di Lorenzo dei Medici. Il giovane uomo che stava ora attraversando a gran passo la piazza di San Lorenzo in direzione del chiostro era uno di questi. Si trattava infatti del conte Giovanni Pico della Mirandola, uno dei più lucidi ingegni appartenenti alla corte medicea.
Ad ogni modo, il suo cuore era turbato e l'ansia che provava cresceva di minuto in minuto. Sentiva il battito in gola e quando finalmente raggiunse l'apertura che attraverso un breve corridoio portava al chiostro, ebbe come un attimo di cedimento. Dovette sostenersi appoggiando la mano destra alla parete d'ingresso e chinando il capo verso l'impiantito, fece tre profondi respiri. Il corridoio d'entrata era stretto. Tuttavia ci si poteva passare contemporaneamente in due a patto che ci si fosse stretti nelle spalle. Mentre il conte della Mirandola cercava di immettere nei polmoni quanto più ossigeno gli fosse stato possibile nel tentativo di placare quella sua ansietà, alcuni canonici vestiti dei loro sai stavano contemporaneamente percorrendo in entrata e in uscita l'antro d'ingresso. Passando, gettavano preoccupate occhiate verso il giovane i cui capelli in quella posizione avevano nascosto il viso, impedendo così di riconoscerne immediatamente l'identità. Il conte infatti era ben conosciuto da tutti in città, soprattutto dopo gli incidenti occorsi con Papa Innocenzo VIII tra l'87 e l'88 in seguito alla pubblicazione delle sue 900 conclusioni. Io mi fermerei qua per il momento, lascerei un attimo la parola